Una gestione sempre più orientata all'efficienza nella gestione del parco veicolare aziendale. Sono queste le priorità che l'azienda ASL Toscana Sud-Est si è data per migliorare la flotta dei veicoli che contribuiscono alla messa in opera delle azioni per la salute della cittadinanza. Per fare questo abbiamo iniziato un lavoro in progress per arrivare alla riduzione dei mezzi, ma non solo alla riduzione dei mezzi, ma anche all'efficientamento dei mezzi. Abbiamo iniziato anche a vendere in una serie di step i mezzi più obsoleti e questo ci consente di recuperare denaro per poter attivare nuove flotte prese a noleggio, che per noi dal punto di vista dell'efficientamento e della qualità del servizio è senz'altro l'obiettivo finale. Dopo la cessione di 47 veicoli che ha generato un ricavo di oltre 100.000 euro, si va dunque verso una modalità più dinamica nella gestione del parco veicolare. Noi abbiamo fatto due operazioni fondamentali in linea con quello che la direzione ci ha chiesto. La prima è domotizzare tutta la flotta. Abbiamo dotato tutte le auto di sistemi di tracciamento GPS, abbiamo dotato tutte le auto di chip elettronici intelligenti che attraverso l'uso della telemetria ci danno risultati eccellenti in feedback di ritorno, cioè sostanzialmente noi sappiamo tutto di quel mezzo, da quando deve essere tagliandato, se ha problemi elettronici, se ha problemi sulle gomme e in più abbiamo notevolmente migliorato dal punto di vista della sicurezza gestendo quello che all'interno dell'auto viene definito il tasto panico, quindi gli operatori che guidano i mezzi dell'ASL Toscana Sud-Est si trovano sempre in sicurezza per qualsiasi situazione di emergenza, possono pigiare, premere il tasto ed avere una centrale H24 a disposizione. L'altro, appunto, dicevo, per l'efficientare è il passaggio appunto al sistema del noleggio, che a nostro modo di vedere consente sia la riduzione in termini di risorse umane, ma anche di efficientare la flotta, poiché tutto viene gestito in automatico in funzione di pacchetti precostituiti che acquistiamo